Sabato 4 e domenica 5 giugno si è svolta sui campi di Moletolo la festa dello sport del CSI, Centro Sportivo Italiano, tradizionale appuntamento in cui vengono premiate le squadre più meritevoli. La manifestazione sportiva ha visto lo svolgimento di una serie di iniziative rivolte a grandi e piccini. Nel corso di entrambe le giornate si sono tenute infatti le finali dei campionati del CSI di calcio, pallavolo, green volley, calcio 5 e calcio giovanile. Sabato pomeriggio si è svolto il trofeo Tommy per i bambini nati nel 2003, in memoria del piccolo Tommaso Nofri. Per l'occasione sono intervenuti il premio Sant'Ilario 2011 Giancarlo Izzi, direttore dell'oncoematologia pediatrica del maggiore, e Paola Pellinghelli, mamma del piccolo Tommy. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto all'ospedale dei bambini. Sempre sabato, le finali per i Paperini nati nel 2000 e i Pulcini del 1999. Alle 16.30 è stata la volta della pallavolo per le ragazze della Coppa Primavera secondo trofeo Avis e alle 18.30 la finale per il primo e secondo posto dilettanti di calcio. Domenica, mentre nel campo dello stadio 25 aprile si giocavano le finali della Danone Nations Cup, inserite nella giornata di sport, si sono svolte le finali di pallavolo per le giovanissime e di calcio per i piccolissimi, tra cui i mini Olimpia nati nel 2004. Alle 15.30 il torneo di baseball e oltre al torneo di green volley misto anche una gara di pesca sportiva. In chiusura la finale calcio seniores e la premiazione per tutte le squadre vincitrici. Allora, siamo qua come Centro Sportivo Italiano per due giorni di finali provinciali che coinvolge un po' tutto la nostra attività sportiva che facciamo durante l'anno. Ieri abbiamo cominciato sabato con le finali del calcio giovanile, il trofeo Olimpia, che anche quest'anno è dedicato alla memoria di Tommaso Nofri. Abbiamo avuto la categoria Paperini, Pulcini a 11, la categoria Dilettanti, questo per quanto riguarda il calcio. In più nella palestra ci sono state le partite, le finali della Coppa Ragazze Under 12 delle giovanissime e contestualmente la Supercoppa di calcio 5. Oggi proseguiamo, siamo qua questa mattina per un torneo riservato sempre all'attività giovanile con 11 squadre che partecipano di varie annate, partendo dai 2000, ai 2001, ai 2002, perché contestualmente a noi ci sono anche le finali nazionali della Danone Nation Cup. Oggi pomeriggio proseguiamo con l'attività per andare a concludere sempre con la pallavolo, categoria allieve, giovanissime e il campionato ragazze. Continueremo con l'attività giovanile, i mini Olimpia, anno 2004, la scuola calcio che per noi è il secondo anno, che è il trofeo Avis dei 2002 e la finale dei piccolissimi 2001. Stasera intorno alle 18.30 c'è la finalissima, la finale clou del calcio dilettantistico che vede coinvolte le squadre seniores. È due anni che veniamo in questa splendida cornice di Moletolo e di questo possiamo far altro che ringraziare il Comune che ci dà questa splendida opportunità di poter sfruttare tutti i campi che ci sono qua e sono veramente tanti, con delle strutture che sono all'avanguardia, perché calcolate che noi ospitiamo, in ogni giornata vengono ospitate all'incirca una quarantina di squadre, quindi è un movimento fra giovani e adulti che si parla intorno ai 500 ragazzi che girano ogni sabato pomeriggio e alla domenica pomeriggio. Già solo stamattina in questo torneo qua sono 200 i ragazzi coinvolti, senza contare i numeri della Danone Cup.